Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Carla e questa è la recensione di Nubia Z17 Lite. Non mi ferma neanche il raffreddore primaverile, vi chiedo solo una preghiera, siate clementi se ogni tanto tirerò sul naso. Prima di iniziare, un grazie a Geekmall.it per avermi fornito il sample. Geekmall.it è un e-commerce che è basato in Italia, quindi tutto viene spedito dal magazzino italiano e poi, cosa non da poco, 2 anni di garanzia direttamente sul nostro territorio. Questo Nubia Z17 Lite in mano si tiene benissimo ed ha un'estetica che mi è piaciuta particolarmente, più che altro perché i colori sono molto belli. Io ho una colorazione blu notte con profili dorati veramente bellissima. Un unibody in alluminio, un back panel che ospita unicamente la doppia fotocamera in alto a sinistra con il doppio flash LED dual tone, lettore di impronte digitali, nient'altro. L'unibody va a finire poi sulle cornici dello smartphone, cornici che sul lato destro ospitano i bilancieri del volume e il tasto accensione e spegnimento, sotto invece USB Type-C al centro, a destra speaker audio mono, a sinistra una griglia che in realtà ospita solo il microfono. Dall'altra parte invece c'è soltanto lo slottino per single SIM o doppia nano SIM e sopra c'è il microfono secondario, ma anche le bande delle antenne che, per non rovinare l'estetica globale dello smartphone, sono state poste sulla parte più alta. Come anticipato, a creare un gioco di luci c'è un taglio particolare del back panel che crea proprio dei profili dorati, gli stessi che troviamo intorno al lettore di impronte digitali e al doppio flash LED dual tone. A protezione del display c'è un vetro 2,5D con quindi dei lati arrotondati più morbidi che vanno anche a facilitare le gesture tipiche del sistema operativo utilizzato sui dispositivi Nubia. Nel complesso, quindi, un dispositivo bello da vedere che, ripeto, si tiene particolarmente bene in mano. A livello di display abbiamo un display con rapporto d'aspetto che potrebbe sembrare 18 noni, ma è assolutamente un classico 16 noni, perché non ha per niente bordi sui lati lunghi di destra e sinistra, ma i bordi ci sono e sono generosi sia in alto che in basso. Un 5,5 pollici, un IPS LCD con risoluzione Full HD, ottima la visibilità in tutte le condizioni di luminosità, non ho avuto problemi neanche sotto sole diretto. Buona anche la regolazione automatica della luminosità. Non ci sono tasti fisici, soltanto il classico tastino rosso di Nubia che funge anche da LED per le notifiche, con a destra e sinistra 2 tasti soft touch, mentre sopra c'è unicamente capsula auricolare, sensore di luminosità, prossimità e chiaramente la fotocamera dedicata ai selfie. A livello hardware qui ci troviamo il processore Qualcomm Snapdragon 653, un octa-core, un processore medio di gamma supportato da ben 6 GB di memoria RAM e 64 GB di storage interno, quindi per niente poco. Un equipaggiamento hardware di tutto rispetto che, combinato a una ROM che però è ottimizzata, ma bisognerebbe fare qualcosina in più, nel senso che la sostanza a livello hardware c'è ed è tanta, ma bisognerebbe lavorare un po' appunto sulla ROM. A proposito di software, la ROM montata su questo dispositivo con ROM Global è Nubia UI in versione 5.0, fermi ancora a Nougat 7.1 e patch di sicurezza addirittura ottobre 2017. Un vero peccato, perché questo significa che sì, aggiornamenti ne sono arrivati quando ho preso il dispositivo, ma non sono aggiornamenti corposi che vanno a migliorare la stabilità del software. Un software che, per carità, funziona abbastanza bene, non dà grossi inceppamenti, ma qualche lag, qualche incertezza l'ho notata e questo è un peccato, perché comunque, ripeto, potenzialmente ha un hardware veramente interessante. Tuttavia, il dispositivo lo potrete usare tranquillamente e soprattutto, strizzando molto l'occhio al rapporto qualità-prezzo, continua a rimanere un best buy nonostante si speri in aggiornamenti che possano migliorare la situazione. Nubia UI anche in versione 5.0 andrebbe un attimino svecchiata per quanto riguarda l'icon pack e la grafica. Sembra una grafica piuttosto vecchiotta, le icone non mi piacciono particolarmente, quindi un cambio di icon pack nel caso è assolutamente consigliato. Tuttavia, Nubia UI ha le sue gesture, quelle gesture che permettono di sfruttare i bordi, ma non solo, quelle feature aggiuntive che permettono di sdoppiare le applicazioni, che non sono assolutamente da poco, rendono speciale
questa interfaccia utente gli conferiscono qualcosa in più alla mera personalizzazione che normalmente si tende a fare partendo dal sistema operativo. Quindi promossa sicuramente, però una giornatina anche magari in material design, che già quello è già vecchiotto, una roba un po' più leggera, sarebbe sicuramente gradita. Ritornando a bomba sull'hardware, GPU Adreno 510 su questo smartphone, neanche a dirlo, nessun problema. Il buon Snapdragon 653 aiuta a caricare velocemente anche giochi più pesanti e poi la GPU offre performance in gaming molto molto interessanti. Ovviamente nessun problema neanche con i contenuti multimediali. Come al solito ne approfitto per farvi vedere come gira Dead Trigger 2, che io ancora dopo anni e anni non ho imparato a usare. Vi faccio sentire anche l'audio, veramente piuttosto alto, così come la capsula auricolare. Ci siamo lasciati proprio con la capsula auricolare, quindi perché non dire qualcosa sul modem di questo dispositivo, che forse è un punto un po' zoppicante, perché c'è connettività 4G come massima forma di connettività dati, ma manca la banda B20. Inoltre ho notato qualche incertezza nei cambi celle, e anche se il cambio cella dovesse avvenire mentre siete in conversazione, c'è il rischio che cada la linea. Non mi è successo sempre, mi è successo due o tre volte, però vi garantisco che è qualcosa di fastidioso. La ricezione comunque non è male, è nella media, forse qualcosina in più. Un peccato che ci siano proprio queste incertezze, che ho notato sono in corrispondenza appunto del cambio cella. Per quanto riguarda le altre forme di connettività, c'è il wifi con tutte le certificazioni del caso ed un wifi dual band, quindi nessun problema col 5 GHz, Bluetooth 4.2 su questo dispositivo, GPS con AGPS e GLONASS, e non manca neanche l'NFC, quindi una forma, una suite di forme di connettività piuttosto complete. Bussola, accelerometro, giroscopio, prossimità, chiaramente buon lettore di impronte digitali. Questa invece è la suite dei sensori, anche in questo caso nessun problema. Il lettore di impronte digitali non perde un colpo, ma sicuramente non rientra fra i lettori di impronte digitali più veloci che io abbia mai provato. Il comparto fotografico è quanto di più interessante ci sia su questo medio di gamma. Sul posteriore, doppio sensore, 13 più 13 megapixel, chiaramente supportato dal doppio flash LED, un doppio sensore che in teoria ha solo e soltanto lo scopo di offrire scatti migliori e effetti bokeh più che interessanti, con tanto di effetto ritratto, e devo ammettere che assolutamente Nubia non ha fatto false promesse. Il sensore mostra qualche incertezza solo e soltanto con scarse condizioni di luminosità, anche se nonostante la sua apertura focale f2.2, che non è proprio l'apertura focale dei sogni, insomma è un'apertura un po' piccola, nonostante questo, grazie al lavoro del software, si è rivelato un ottimo sensore anche nella gestione della luce. Ovviamente il rumore salirà tantissimo, però le foto saranno comunque decenti. Per quanto riguarda macro e panoramiche con buone condizioni di luminosità, nessun problema. I video inoltre vengono girati con massima risoluzione 4K, dimenticatevi chiaramente la stabilizzazione. Massimo dello zoom in 4K sicuramente sgrana, ma meno di quanto potreste aspettarvi. La camera frontale da 16 megapixel regala poi selfie interessanti come quello che potete vedere qui. Vi garantisco che stavo per morire mangiata completamente dalle zanzare, però nonostante questo, con i vari filtri disattivati non ho avuto problemi. I selfie quindi sono sicuramente promossi. Un software, quello della fotocamera, ricco di funzionalità, dalla modalità pro alla modalità 3D alle modalità creative, insomma potrete sbizzarrirvi. Non è un software che vi lascia lì così al mero scatto, e anche quando vi darete al punto e scatta, come anticipato, la rielaborazione fatta proprio dal software della fotocamera di questo dispositivo merita particolarmente. La batteria da 3200 mAh è una batteria ampia, una batteria non rimovibile, che dovrebbe consentire, visto il tipo di display, di andare anche oltre la normale giornata di utilizzo. In realtà così non è, con un utilizzo abbastanza stressante, perché per i primi giorni l'ho tenuto come smartphone principale, riesco a coprire la giornata, ma a sera bisogna prendere il suo caricabatterie, tener conto che da 0 a 100 ci vogliono
due orette scarse, inserirlo e lasciarlo caricare. La navigazione web può essere fatta sia con Google Chrome che col browser di default. Chiaramente io ho utilizzato Google Chrome perché sono un tantinello abitudinaria, però ho fatto la mia esperienza anche col browser di sistema, non ho avuto grossi problemi. La tastiera di default invece è Google Keyboard. Se siete abituati ad utilizzarla e non vi piacciono le particolari personalizzazioni, non avrete problemi. Insomma, in definitiva, Nubia Z17 Lite è il perfetto incontro di pro e contro, che però lottano con un prezzo molto molto interessante. Infatti il dispositivo non è perfetto, ha un ottimo comporto fotografico, un'ottima estetica, prestazioni tutto sommato decenti, ma qualche incertezza, un cambio cella quando si tratta di cambiare appunto la rete che è insicuro, banda B20 mancante, batteria che non è assolutamente un contro, però mi dispiace un po' perché si potrebbe fare di più. Tuttavia c'è un hardware interessante a un prezzo di circa 200 euro, perché normalmente il prezzo è intorno ai 250, ma con lo sconto di geekmall.it con garanzia in Italia di 2 anni lo paghereste circa 199 euro. Comunque vi lascio in descrizione il link per avere maggiori informazioni. Dunque, per quello che riguarda noi, circa 200 euro per questo dispositivo che, ripeto, non è perfetto ma è performante, e se l'azienda deciderà di rilasciare un grosso e corposo aggiornamento software potrebbe diventare un assoluto best buy. Ottima fotocamera, belle linee estetiche, un update software che sospiriamo tantissimo, speriamo che arrivi molto presto. Dunque, Nubia Z17 Lite è promosso per il rapporto qualità-prezzo. Bene amici, io vi ringrazio per l'attenzione, spero che questo video vi abbia un attimino chiarito un po' di cose su questo medio di gamma. Noi ci vediamo al prossimo video, se però questo vi è piaciuto lasciate un bel like, un commento e soprattutto iscrivetevi al canale. Ciao!